Sega. Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati al canale della Decima Arte con Aurenar che vi parla e oggi vi parla di Empire Total War, il seguito spirituale, il seguito dei Total War che segue appunto Medieval 2 Total War e arriva nel marzo del 2009 dopo una serie di rinvii che hanno... Deciso gli sviluppatori di comune accordo con il produttore perché c'erano delle interessantissime caratteristiche aggiuntive da sviluppare per bene e mh, fare trovare pronte al, al momento della pubblicazione del gioco, come ad esempio tante geek per le modalità multiplayer. Ma ci arriviamo con ordine. Il gioco quindi arriva il 4. Marzo 2009, ed è il primo gioco della serie ad essere pubblicato direttamente su Steam. La piattaforma di Valve, che era eh, nata qualche anno prima, comincia a attirare per comodità e per sicurezza contro la pirateria in un certo modo. Tutti i publisher, tutti i produttori e gli sviluppatori che vogliono vendere le proprie versioni PC del gioco. E Empire Total War è uno di quelli che sia che si comprasse direttamente su Steam, come ovvio che sia, era scaricabile su Steam, ma sia che si comprasse in forma fisica quindi col CD-ROM, col DVD. Bisognava comunque installare poi Steam e scaricare il resto dei file di gioco da Steam. È una cosa del tutto nuova nel novero della serie. Tanti altri giochi seguono questo corso, ma noi stiamo parlando di Empire Total War, quindi della serie Total War. Cosa dire di Empire Total War? Mh, in ordine, che come suggerisce il nome, si parla di Imperi. Imperi del XVIII secolo e le offerte principali: le, le offerte di gioco, le modalità di gioco principali di Empire Total War sono la campagna dinamica e una campagna classica. La campagna classica, come quella che vi ho descritto nei giochi precedenti, ci propone tutti i territori del gioco, quindi dalle colonie americane, nordafricane. Eh, europee eh, indocinesi, chiamiamole così, ci sono tutte queste, tutti questi territori, i grandi imperi coloniali come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, eh, l'Austria-Ungheria, insomma, tutti questi gli spagnoli, eh, e possiamo giocare, gestire una di queste fazioni e riscrivere la storia eh, in base alla nostra abilità politica, gestionale e militare. Mentre c'è la campagna dinamica che ci conduce per mano in una storia che si sviluppa eh, appunto man mano che procediamo, come se fosse una trama, e accompagniamo le colonie inglesi. Da essere semplici colonie al servizio del Re d'Inghilterra a uno stato che sarà poi lo stato americano gli Stati Uniti d'America. Quindi queste sono le due cose principali. Poi, chiaramente ci sono anche le offerte multiplayer, sia competitivo che eh, un'altra un cosa buona, un'altra cosa. Avveniristica per il tempo era la presenza di battaglie navali che si potevano fare anche multiplayer. Quindi, oltre alla gestione del territorio rigorosamente a turni, sono tanti video che ve lo descrivo per sviluppare l'economia del della propria fazione e sostentare gli eserciti. Adesso c'è anche la possibilità, non solo di fare le battaglie campali. In un 3D avveniristico con animazioni sempre più raffinate, ma ci sono anche le battaglie navali dove gestire eventi ehm, armamenti di fino a 20 navi per lato, quindi decine di navi che si muovono in mare e devono essere accuratamente controllate per sancire il vincitore della battaglia. E le battaglie navali sono una roba veramente e altamente spettacolare magari in futuro offrirò un gameplay per farvelo vedere la produzione di empire total war è veramente notevole ed è ricordato come uno dei migliori se non il migliore in assoluto total war a memoria di videogiocatori che li hanno provati tutti per ricerca dei dettagli per verosimiglianza per tutta una serie di accortezze che mentre si gioca si notano una cura per i dettagli veramente quasi maniacale i total war non sono mai stati delle simulazioni ultra realistiche ma quella via di mezzo è talmente convincente lo è soprattutto in total war empire che Nessuno o quasi nessuno ha avuto da ridire sulla capacità di del Creative Assembly di confezionare un gioco veramente, veramente immenso. Vengono rimpastate molte cose e migliorate, per esempio, le figure degli agenti diplomatici non sono più da addestrare, ma vengono attratti dal, eh, dal fatto della, della nostra dal fatto dell'importanza della nostra fazione, se facciamo delle strutture scientificamente rilevanti o diplomaticamente rilevanti o altro economicamente rilevanti, attiriamo delle figure di spicco, dei gentiluomini, dei scienziati, ehm, dei, dei uomini di culto che offrono dei incrementi, dei bonus alle nostre produzioni, alle nostre ricerche tecnologiche. E Total War, quindi, sancisce anche l'ingresso di un nuovo motore grafico che sembra essere sempre più potente, sempre più rifinito. Aggiunge a queste battaglie navali che sono prodigiose, sembra di giocare un gioco dentro un altro gioco. È una profondità strategica, militare e gestionale che ha del prodigioso, cioè non avevamo mai visto tanta complessità in un Total War. Ma tutto questo non ha mai snaturato il gioco, facendolo scadere in qualcosa di estremamente microgestionale, ma è sempre molto piacevole. E mi viene anche da eh, chiudere il fatto che queste battaglie in tempo reale con eh, questi plotoni che cadenzano le. Le file che fanno fuoco sono sì, spettacolari, sembrano parte di un film accompagnata sempre dalla solita colonna sonora incredibile, ma sono anche estremamente convincenti. Sembra e qui volevo arrivare. Sembra che prendano vita i giochi da tavolo di grande strategia che ancora oggi vengono giocati con le miniature dipinte a mano eh, di questi soldati. 78centeschi con i moschetti e i fucili in mano. Non manca la presenza di pezzi di artiglieria, e quindi si ammicca tantissimo, cioè si usa tantissimo la polvere da sparo. Contrariamente a un titolo come Medieval 2 o Medieval, che sì, c'erano le armi da fuoco e le prime armi con polvere da sparo, ma effettivamente e realisticamente nel, due, nel nel XVII-XVIII secolo il tipo di fare guerra cambia completamente le battaglie campali ci sono sempre ma sono radicalmente diverse perché non sono più battaglie all'arma bianca ma sono battaglie con la polvere da sparo e la presenza di artiglieria leggera e pesante incide tantissimo anche nel morale delle truppe, morale delle truppe che prima era soltanto una dicitura che vedevamo eh, scritta e eh, in dipendenza di cose che accadevano nel campo di battaglia potevano essere morale alto, eh, titubante o basso, giocando a Medieval ve ne accorgerete, Medieval 2. Mentre qui c'è proprio l'indicatore del morale, un indicatore del morale che non cesserà mai di accompagnarci, perché è molto comodo e molto spettacolare anche vedere l'effetto che fanno certe armi o certe manovre nel morale dei, dei soldati. È un esercito con il morale alto, con la, con, di fibra forte. Eh, anche se in inferiorità numerica potrebbe prevalere su un esercito molto, eh, passate il termine, scollacciato che magari mh, non ha una forza morale forte e quindi va facilmente in rotta. Quindi pochi ma buoni potrebbero fare la differenza contro tanti ma poco coesi. E quindi questo in grandissime linee è Empire Total War. Eh, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. È oggettivamente secondo me quello più impressionante di tutti, eh, proprio per quando è uscito nel 2009 in preda all'ottava generazione di videogiochi, eh, alla settima scusate, eh, e quindi si ritaglia comunque un successo di critiche pubbliche e vendite che ha del prodigioso ancora una volta. Mentre tutto il mondo gioca a qualcos'altro, gli Sparatutto, gli Action Adventure eh, e altra roba completamente. Total War sta lì e fa veramente scalpore per la qualità messa in campo. Eh, perdona se mi sono dilungato un po' più rispetto alla norma, ti ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e non vedo l'ora di farti conoscere anche i seguiti di questo Total War. Ci avviciniamo al secondo decennio degli anni 2000. Eh, le cose si fanno anche molto interessanti. Quindi se hai apprezzato questo contributo, ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Se non te la vuoi perdere, attiva pure le notifiche. Grazie ancora. Ciao.